Fervono i preparativi per il raduno della comunità senegalese a Livorno il prossimo 22 settembre. Nelle immagini le prove che si sono svolte nella palestra Gaetano D'Alesio in vista di un evento a cui tutti sono invitati, musulmani e non musulmani, sotto l'insegna della pace, della convivenza civile, dell'ascolto dell'altro e della cooperazione tra i popoli che, secondo gli organizzatori, sono l'antidoto a incomprensioni e intolleranza. Le ragioni di questo raduno è che la comunità islamica in Italia e particolarmente la confraternita Murid fondata da Sheikh Ahmadou Bamba, che è la guida spirituale di questa confraternita, ogni anno noi si raduniamo in preghiera recitando il Corano, recitando le poesie che ha composto per rendere gloria e magnificare il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e pregare soprattutto che ci sia pace, che ci sia una convivenza diciamo più proficua tra tutte le popolazioni del mondo, essendo in Italia, particolarmente in Italia. Una preghiera per la pace e per contrastare gli episodi di intolleranza che negli ultimi tempi si sono verificati anche in Toscana, contro i quali c'è un solo modo di reagire. Si può reagire soltanto rispondendo con l'amore, rispondendo con fatti concreti che vanno nella direzione degli insegnamenti di Sheikh Ahmadou Bamba, che ci ha insegnati che i popoli devono amarsi tra di loro per costruire una società civile, una società coesa, una società solidale. Dobbiamo sapere prima di tutto accettarsi l'un l'altro, convivere nelle nostre diversità, far sì che queste diversità diventino strumenti belli per costruire una società più solidale.